al legale vicino a Conte di Donna, che era nello stesso studio di Conte ai tempi in cui faceva l'avvocato con Alpa. Conte ha già detto che lui non lo frequenta da molto tempo, però insomma è come un altro riflettore acceso sempre da parte della magistratura e di questo, insomma, di questioni giudiziarie. Chiedo a Lupi intanto nel merito su questa vicenda, però se le inchieste hanno pesato sul risultato elettorale, secondo lei, questi tre casi, ecco, mettiamo, questo è il terzo, ma... Beh, devo dire che il fatto che 3-4 giorni prima da un voto importante ci siano ed escano in inchieste giudiziarie che poi sono ovviamente l'obbligatorietà dell'azione penale esiste, quindi legittime, qualche, vabbè, secondo me, non problema per il centrodestra o per il centrosinistra, ma qualche riflessione da parte di tutti dovrebbe esserci in un paese ovviamente normale. Io poi non credo che abbiano influenzato più di tanto, così come credo che, a proposito di legge delega, forse da parte di tutti noi, la stessa magistratura, ogni tanto alcuni personaggi intelligenti della magistratura lo fanno, che cos'è il reato di traffico di influenza e come il reato di traffico di influenza possa essere usato per tutti e per tutti, secondo me è una riflessione, famosa legge delega Severino bisognerebbe farlo. Detto questo, io seguo nel ragionamento fatto da Francesco Verderami, perché io credo che il problema sia della politica, e parlo del mio campo politico, cioè del centrodestra, sia esattamente quello, ma credo per tutti, posto da Verderami e di cui stiamo discutendo oggi. La pandemia da una parte e il governo Draghi sta cambiando il mondo di riferimento di tutti noi, ma nel 2023 ci presenteremo esattamente tutti uguali, parlo alla proposta politica del centrodestra, come nel 2018, pensando che in questi 5 anni nulla sia successo e nulla sia cambiato. Questa è la riflessione che c'è in campo, anche perché, lo dico questa alla è la riflessione sinistra, che lei dice a Salvini, quindi è evidente anche che qui, a Salvini e Meloni. Anche. Sì, certo, che è la riflessione al centrodestra, è il coraggio di cambiare le carte in tavola, sì. Cioè... Guardate che ancora oggi l'elettorato del centrodestra è maggioranza nel paese, non ha votato il 50%, quando si andrà a votare per le elezioni politiche voterà tantissima gente, perché l'interesse è sempre stato così, ma il rischio di quel risultato potrebbe essere l'ennesima paralisi delle istituzioni, se la politica non si rimette in gioco. Allora potremmo ragionare con lo schema Oronzo o, come piace a me e Salvini, essendo tutti e due milanisti, con lo schema Pioli, cioè... fare sì. I conti con quello che hai e reinvestire su classe ecco, dirigente prospettiva. Non vi allargate sulle metafore calcistiche che una faccio, parte le faccio due esempi molto concreti per capire come cambia lo schema. Piuttosto che rincorrere temi sulla sicurezza, eccetera, noi dobbiamo porre due questioni. La prima, a proposito del governo Conte 1 e Conte 2, si cambia quota 100, grazie a Dio? La questione del reddito di cittadinanza, visto che tutti diciamo a destra e a sinistra che deve essere cambiata, nella legge delega o ancora di più nella legge di bilancio, si ha il coraggio di cambiarla oppure no? Secondo, quando si pone il tema del reddito del salario minimo che la sinistra pone, che non è un problema di sinistra o destra, ma è un problema di dignità dei lavoratori che possono prendere uno stipendio alto, capiamo che quella non è la formula che bisogna seguire, che invece il punto è diminuire radicalmente il costo del lavoro per le imprese e dare quella diminuzione totale all'aumento dello stipendio e smetterla con la legge che stabilisce che il lavoro lo dà lo Stato, questo... che dobbiamo essere in un regime che torniamo all'assistenzialismo. Questo è il modo con cui cambia il centrodestra e tra l'altro, secondo me, il centrodestra ha uno spazio enorme che gli è creato dal governo Draghi, e se Salvini lo capisce allora guiderà ancora questo centrodestra oppure qualcos'altro succederà, che è esattamente quello spazio che dice, ricordo che nel 1996 Silvio Berlusconi lanciò la moralità del fare come elemento fondante della proposta della coalizione del centrodestra. Questa è la sfida che abbiamo. D'accordo, eravamo partiti da una questione, no,